ha scritto il collega Fegatelli, Aldo Fegatelli, e dove dice, tra l'altro, Tenco potrebbe essere stato vittima di una sorta di roulette russa, per questo si sarebbe premurato di togliere il caricatore, dimenticando però che in un'automatica un colpo rimane sempre in canna, di fronte a un testimone oculare che, terrorizzato dall'epilogo del gioco, avrebbe potuto scrivere il biglietto d'addio. Fegatelli è qua, buonasera Fegatelli. Salve. Lei dice esattamente la cosa che ha detto anche questa, se può sembrare una cosa combinata, nel senso che la telefonata di Radaelli è arrivata assolutamente in attesa, e tanto più in attesa in questo momento. Ma lei ha detto, dice in questa pagina del libro esattamente la stessa cosa. Ma questo è un dato che io traggo da un elemento che mi rivelò Valentino Tenco. Quando Tenco diede l'ultimo saluto al fratello, purtroppo sul tavolo dell'obitorio, accarezzando la testa del fratello riuscì, io ricordo una foto molto nitida del fratello con la testa fasciata, si accorse che il foro d'entrata del proiettile era dietro il mastoide, era all'altezza del mastoide. Che destro, vuol dire mastoide? È l'osso che abbiamo dietro l'orecchio, praticamente dietro il padiglione auricolare. Sì. E il foro d'uscita nella parte frontale sinistra. Siccome questa è una cosa che lui mi aveva detto senza che io lo interrogassi specificatamente su questo argomento, fu una cosa che fu confermata da Molinari nell'81, che era allora vicequestore di Genova. Io ho passato qualcosa come 3 ore con Molinari in questura per parlare di questo avvenimento, e lui non fece nessun segreto, nessun problema ad affermare che sì, questo foro d'entrata era posto dietro l'orecchio. Io mi peritai di informarmi, di interrogare un medico legale, precisamente il professor Portigliatti Barbo di Torino, il quale disse, io la dico per beneficio così, lo dico per la testimonianza, senza abbracciare nessuna tesi, nessuna ipotesi, che è un fatto molto, molto strano, molto anomalo in un suicida. Nella casistica medica un suicida si spara o alla tempia o in bocca. Quindi questo fatto, secondo lui, nudo e crudo, era molto improbabile. Io ripeto, do questa cosa così come l'ho avuta in pratica. E ricordo appunto questa, interrogandolo Molinari, lui non aveva nessun dubbio, non aveva nessun problema. Noi parlavamo dell'autopsia non fatta, del quanto di paraffina non effettuata, eccetera, eccetera, e lui disse, tra l'altro una persona, almeno in quel momento, molto amabile, molto cortese, che era tutto normale, che era tutto, non c'era nessun mistero. Avremmo voluto averlo qui con noi stasera Molinari, ma lui sarebbe anche venuto, ma non gli hanno dato il permesso al Ministero degli Interni. Ho capito. Questa è la situazione. Grazie Fegatelli, grazie tante. Quell'anno a Sanremo c'era una commissione detta di ripescaggio. Alcuni dei suoi membri sono qua stasera, vorrei presentarvi, cominciando dal collega Ugo Zatterin. Buonasera Zatterin. Gianfranco Reverberi, buonasera. Lello Bersani, l'avete già conosciuto. Piero Vivarelli, collega. Zatterin, lei era presidente addirittura di quella commissione, e prima c'è stata uno telespettatore che ha chiamato dicendo che una cosa ostile nei suoi confronti. Sì, perché? Immagino che sia spontanea quella telefonata. Assolutamente. Mio malgrado, sono diventato presidente di quella commissione. Io ero direttore del Radio Corriere da pochi mesi. Avevo lasciato la politica imprestato per qualche tempo a quello che allora era il più diffuso giornale di spettacolo che si vendesse in Italia. Quanto tirava il Radio Corriere allora? Guardi, per il festival certamente su un milione e due, bei tempi. E come sono arrivato? Io andai a Sanremo perché volevo conoscere quel mondo che non conoscevo, non dovevo fare nessun servizio. Per noi c'erano Salvatore Biemonte, Maria Livia Serini e il maestro Roman Vlad, si parva Licet, aveva l'incarico di dare un giudizio musicologico per quello che fosse possibile dare del festival di Sanremo. Come sono arrivato? Gianni Ravera, fa un piacere, fa il presidente, ma no, ma tu sei il direttore del Radio Corriere, fammi una cortesia, sei sopra le parti, morale, mi ha incastrato. E mi sono trovato a fare il presidente di una commissione che doveva ripescare la settima canzone dopo le 6 che sarebbero state scelte dalle 15 giurie popolari distribuite in 15 sedi RAI. E quella sera ripescammo questa canzone, La Rivoluzione, ci fu una
brevissima discussione, ma piuttosto limitata, e poi si votò. Vinse la rivoluzione, la canzone di Tenco credo che arrivasse o terza o quarta. Col senno di poi uno poi può anche porsi degli scrupoli, così come il membro di una commissione di esame o il presidente di una commissione di esame, dopo che l'alunno bocciato si è buttato dalla finestra, comincia a dire: ma io se l'avessi saputo, se avessi potuto. Ma devo dire che in quel momento proprio non c'era nessuna ragione, almeno a mio giudizio, per ripescare quella canzone. Ci furono pressioni in quella commissione per ripescare quella canzone a scapito di altre? Ti dirò una cosa che non mi ricordo nemmeno da chi fosse composta. So che io certamente c'ero. C'era Lello Bersani e c'era Procacci, mi ricordo. Bersani, tu confermi quello che dice Zatterin, che non ci furono pressioni a favore di quella rivoluzione? Non ci furono pressioni, però io ti ricordi bene, Ugo, che mi arrabbiai subito. Perché io volevo difendere e difesi Tenco, cioè dico, vale la pena ripescare un cantante come Tenco, perché Tenco è già qualcosa e sarà il futuro della canzone italiana. Io ebbi la sensazione che si voleva per forza all'unanimità tutti approvare ripescare una canzone che poi era di una casa diversa da quella di Tenco, e io mi arrabbiai subito, ti ricordi, feci una scenata, dico: allora se volete decidete voi, io me ne vado perché non voglio partecipare a quello che mi sembrava, avevo l'impressione, Ugo, che foste già d'accordo, ecco, però che ci siano state le pressioni vere e proprie non lo c'era, so, ma so soltanto che fossimo, eravamo tanto d'accordo che alla fine ti ricorderai che si è votato. Ah no, ma io me ne ero già andato. Ah beh, no, io me ne andai e sbattei. Comunque, pure la porta. Ad un certo punto si è votato. Io non votai proprio. Si è votato. No, io non votai, questo posso dirtelo. Andai via e i testimoni c'è Ernesto Baldo. Molto lontani. Ernesto Baldo, questo mi ricordo bene perché io mi arrabbiai, e poi da lì andai all'albergo Savoia perché volevo dirlo a Tenco: guarda, io ci ho provato, non ci sono riuscito. Hanno pescato pettenati per quest'altra canzone. E io sbattei la porta e me ne andai e trovai fuori Ivano Davoli di Paese Sera. Poi trovai fuori Ernesto Baldo, che sono ancora oggi, possono testimoniare. Mi pare che scrissi una lettera, io scrivo la lettera e la lascio, e detti le dimissioni da questa commissione. Non solo, ma poi ebbe delle conseguenze tragiche. L'allora amministratore delegato Gianni Granzotto mi disse: come ti sei permesso di far parte di una riunione? Tu sei inviato del telegiornale a fare parte di una commissione di ripescaggio delle canzoni. Forse l'hanno pescato perché io con la canzone non c'avevo proprio niente a che vedere. Dice: beh, Bersani sta lì, un nome così. Io ebbi la sensazione, però, che ci siano state pressioni, ufficialmente non posso dire niente. Viva però lei. Io me ne andai e non votai. Grazie. Ma evidentemente non c'era tutto questo accordo che dice Zatterin, visto che lui la pensa diversamente. Io comunque dovrei dire alcune cose, anche perché ho passato gli ultimi 2 anni di Luigi, siamo stati sempre insieme. Proprio ero diventato quasi il suo teorico. Mi ricordo che facemmo un giro a Milano, Bologna, Torino, per la presentazione del nuovo disco alla stampa, e devo dire, sono un po' il responsabile dell'equivoco della lettera. La lettera famosa era indirizzata in busta agli amici. Quando fummo, c'è una sola telefonata naturalmente a Nostromo, e la telefonata fu per noi, per Sergio Modugno, per me, per Reverberi, mi pare, ci dissero: correte subito su che è successo qualcosa a Luigi. Noi siamo corsi su mai più pensando. Io sono abbastanza un emotivo, per cui Modugno non volle che entrassi nella stanza. Prese questa lettera e a un certo punto pensammo: che facciamo? Prese questa lettera che la si lettera presentava, famosa, che si presentava come? Era dentro una busta, quanto mi ha detto Modugno. Sì, mi sembra che a me me l'ha data in busta. Qui ci fu uno scrupolo, dato che si è trattato di un fatto di sangue. Forse è il caso che il giudice istruttore lo venga a sapere. Però, siccome nessuno potrà capire quello che intendeva dire Luigi con quella lettera, perché solo noi, che eravamo stati sempre con lui, politicamente anche molto vicini, perché non era la linea gialla della canzone italiana, noi facemmo la linea rossa della canzone italiana contro la linea verde di Mogol e Battisti, perché pensavamo già allora che non era assolutamente il caso di parlare di linee verdi e di speranze, ma era ben una linea rossa e anche dura. Mi ricordo anche Dalla partecipò a questa cosa. Quindi la punta dell'iceberg delle canzoni. No, torniamo al biglietto. Il biglietto, io dissi: vabbè, mi sembra giusto che il giudice lo abbia.
Siccome conoscevo il commissario Molinari, perché aveva avuto un grosso alterco con lui l'anno prima a proposito di Celentano, poi erano diventati amici, disse: guarda Molinari, io ti do questa cosa, però è una cosa solo nostra, se andasse fuori nessuno la potrebbe capire, infatti anche qua sento ancora le più. Lui mi disse: stai pure tranquillo, ti do la parola d'onore che la lettera adressò al giudice e il giudice casomai parlerà con voi. 20 minuti dopo l'aveva all'Ansa. Questa è la serietà del commissario Molinari, che devo dire mi ha veramente indignato, perché da lì sono partiti tutta una serie di equivoci che Reverberi sa molto bene. Ma Luigi, ma non ci avrebbe mai pensato a suicidarsi per una canzone. Lui aveva, non è che aveva sposato solo per una moda la canzone di protesta, perché mi ricordo le parole di SC Diranno, che è un gran traditore che difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente alla pelle chiara fare cose di cui dovrebbe vergognare. Scusa, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Giampiero Reverberi, il fratello di Gianfranco. Ah sì, buonasera, suo fratello non ha ancora parlato, sì. Ma così adesso forse volete parlare insieme. Ma io sinceramente non è che abbia molto da dire su questi avvenimenti, perché io assistetti diciamo al festival come direttore giù a quell'epoca l'orchestra non era sul palcoscenico ma era giù in buca, diciamo così. Quindi io purtroppo non vidi Luigi durante tutto il festival e non lo vidi neanche dopo. L'unica cosa che io ricordo è che fu una serata lunghissima, perché credo che l'abbiano detto che lui cantò prima di Dalida, invece a me sembra di ricordare che lui cantò dopo Dalida e che fosse l'ultima canzone. Io mi ricordo di aver aspettato, diciamo, a entrare un tempo lunghissimo e la canzone mi sembrò lunghissima e, tra parentesi, scusate, volevo sempre chiedere a Luigi se per caso avevo sbagliato il tempo nello staccare il tempo dell'orchestra, perché sinceramente mi era sembrata una cosa interminabile. E volevo perché chiedere, lei no, dirigeva l'orchestra? Sì, io dirigevo l'orchestra. Ecco, questo non l'aveva detto. Sì, scusami, sì. Un attimo. Insomma, lei come lei, a lei non piacque, se capisco bene. No, io ebbi l'impressione che appunto di aver sbagliato il tempo io, insomma, di aver che la canzone non avesse reso come noi ce l'avevamo creata o perlomeno ce l'avevamo elaborata. E quindi contavo di chiedergli se per caso appunto l'avevo messo a disagio io con il tempo, eccetera, ma non feci in tempo perché non lo rividi mai più. Ecco, l'unica cosa che mi fa piacere di aver assistito a questa trasmissione, di aver visto gli amici, che lo ricordiamo tutti come se fosse vivo. Ecco, questa è l'unica cosa che io non ho assistito a tutte le cose che sono successe, non posso dire niente di quello che è stato, diciamo, l'episodio tragico della vita. Io mi ricordo Luigi quando eravamo ragazzi e vedo che tutti quando ne parlano col sorriso, perché era effettivamente un ragazzo simpaticissimo, lo amiamo tutti, perché io ne parlo al presente, perché per me non è mai mancato, cioè io ce l'ho dentro vivo e credo che tutti quelli che hanno conosciuto ne parlano come se fosse dentro di loro e c'è ancora. Grazie, e vedo maestro. Che tutti, insomma, questa è la sensazione che ho avuto da questa trasmissione. Grazie, maestro, che non siano riusciti ad ucciderlo nessuno, neppure se stesso. Volevo chiedere al suo Zatterin, no, ecco, siccome qui siamo rimasti sulle impressioni di Bersani, io vorrei chiudere esattamente l'episodio. Ti prego di farlo. Io non ricordo nemmeno che Bersani si sia allontanato, ma ce lo dice lui, si sarà certamente allontanato, non è materia di discussione. Io ricordo che ognuno espose le proprie idee, uno disse salviamo questo, uno disse salviamo quello, sì, non si discusse, si fece questo scambio di opinioni per un po' di tempo e poi, assente Bersani, come dice lui, si votò e vinse la canzone La Rivoluzione, la seconda non mi ricordo quale fosse, Tenco arrivò o terzo o quarto. E la cosa passò lì tranquillamente, che poi facesse comodo puntare su gli unici volti noti della situazione, perché 225 persone lontane da Sanremo avevano bocciato Modugno, la Caselli, Bobby Solo, Jimmy Fontana, Sonia Incera, eccetera, che si volesse poi puntare in quel momento di grandi emozioni, di grandi sconvolgimenti sulle uniche facce che erano presenti, la mia e quella di Bersani. Bersani subito ha dichiarato la sua estraneità. Dico, questo mi sembra anche logico, ma non mi sembra neanche che sia il caso di, se volete posso confessarmi no, come no, l'assassino, ma carità, non credo che sia proprio il caso. Scherziamo. No, ma ti voglio dire una cosa. Ti prego. C'è il fatto che questo cantante era della Cetra. E beh?
Vabbè, sì. Io già ero insospettito da questo fatto, io so, i grossi interessi. Senti, Lello, vogliamo... Io dissi, Tenco, Lello, parliamo, Tenco è un Lello, uomo parliamoci gamba, chiaro. Tenco è un cantante che vale qualcosa. Parliamoci chiaro, la Cetra, era un giovane la Cetra era una casa da quattro soldi. Se io volessi qui raccontare, e giuro che non lo farò, le pressioni che ho avuto e le offerte che ho avuto da case molto più potenti in quelle poche ore in cui ho sperimentato quello strano mondo della musica leggera, volevo dire che ero insospettito io, ero insospettito io dal fatto che stavo in Rai e sapevo come certe cose potevano anche andare. Questa ultima, questo intervento, questo intervento mi spinge, mi scendo un po' dal senso. Devo presentare però, posso dire una sola cosa, mi pare che tutto questo non abbia poi un rilievo. Scusa Sandro, prima che tu parli devo per ordine presentare questi signori che sono qui accanto a te, giusto. Cominciando dalla tua, diciamo così, sinistra, Sergio Bernardini, che è ovviamente il patron della Bora, poi c'è, accanto a lui c'è... Ero il padrone. Che era il patron della Bora, Arbore, che è un volto noto, diciamo così, Fabrizio Zampa, che avete visto nella prima parte, e poi Sandro Ciotti, che stava per prendere la parola e subito adesso la riprenderà, e infine Valentino Tenco, fratello di Luigi. Prego Sandro. No, io volevo semplicemente dire che non ha nessun rilievo il fatto della commissione del ripescaggio, perché in queste occasioni si innesca sempre una gara che ha conosciuto meglio il personaggio del quale si parla, no? Che poi è una gara abbastanza grottesca, che abbiamo, mi pare, in linea di massima evitato facendo esercizio di buon gusto, però mi sembra che chiunque abbia conosciuto Tenco anche soltanto per 5 minuti, senza bisogno di frequentarlo per anni, possa escludere nella maniera più assoluta che abbia compiuto un gesto del genere per il fatto di essere stato escluso. Quindi che Zatterin, Bersani o Gengis Khan abbiano votato per una canzone o per l'altra non ha il minimo rilievo, perché è da escludere nella maniera più assoluta che Luigi si sia tolta la vita, se se l'è tolta per questo motivo. Assolutamente. Quindi lasciamo stare quello che ha deciso Zatterin, perché mi pare che non abbia corso. No, hai ragione, che dice ragione, Bernardini? Tenco, Mike Buongiorno ha detto che ci volle tutta per il buttafuori, l'avevo già avuto alla bussola e le assicuro, dottore, che Tenco usciva a stento dal camerino della bussola, faceva 4, 5, 6 massimo canzoni, l'applausometro andava alle stelle come 4 sere prima, non so, le sue canzoni le cantava Mina. E non accennava un sorriso, un inchino, e non vedeva l'ora di ritornare in camerino. Questo era il carattere di Tenco. No, sì, perché Luigi era molto introverso, pur essendo una persona deliziosa a starci insieme. E devo dire, il suo non è stato un suicidio, il suo è stato il disperato gesto di protesta di un giovane deluso che vedeva dove stavamo andando e che aspettava il 68. Io sono fermamente convinto che se il 68 fosse avvenuto prima, questa tragedia non sarebbe successa. Nel senso? Nel senso che Luigi aveva un rigore politico, sentiva una responsabilità di fronte a un pubblico che poi chiaramente l'emozione e altre cose hanno giocato male. Indubbiamente, certo, c'è stato il fatto della pasticca e del mezzo bicchiere di whisky, questo indubbiamente c'è stato, ma soprattutto in lui c'era una disillusione. C'era una mancanza di speranza. Il fatto della rivoluzione di Io, tu e le rose sono la punta di un iceberg. D'altra parte, se è vero come è vero che Sanremo è il mass media più importante e più seguito, beh, mi sembra anche evidente che di fronte a insegnamenti folli come quelli che dava Sanremo allora e che poi ha continuato a dare, lui a un certo punto, in un momento di disperazione, poi non ci dimentichiamo il suo senso di responsabilità nei riguardi della realtà, c'è stato tutto il complesso di... Avrebbe un senso se Luigi fosse andato al festival con l'idea, non diciamo di vincere, ma di piazzarsi nelle prime posizioni, cosa che anche questa è da escludere, perché sapeva perfettamente di non essere un personaggio da festival. No, scusa, è andato lì, penso, perché non volevo parlare con Reverberi, andato per perdere. Volevo che Reverberi, ma neanche volevo soltanto che Reverberi dicesse la sua, perché è stato più volte chiamato in causa. Ecco, secondo me Luigi tanto era veramente timido, molto timido, molto timido. Prima di salire sul palcoscenico era veramente una tragedia. Questo sì. Fortunatamente lui, questo ci tengo a dirlo, ha avuto un suo momento di successo enorme in Sud America, in Argentina. Abbiamo avuto un periodo stupendo di grandissimo successo, però ogni volta che doveva salire sul palcoscenico
non c'era niente da fare. Come arrivava poi sul palcoscenico, come riusciva a sbloccarsi, da quel momento era un trionfo. Però no, i tre minuti di una canzone sono troppo pochi per poter dare la possibilità a un cantante come Luigi di venirne fuori in un certo modo. Quindi io sono molto confuso da questa cosa e lo sono di nuovo dopo tanti anni e sono rimasto scioccato, eccetera. L'unica cosa che vorrei invece sottolineare, e mi pare che siamo tutti d'accordo, il fatto che Luigi non è quello che il pubblico ha visto in quella serata e forse neanche quello che ha visto durante tutte le altre trasmissioni televisive. Luigi era tutta un'altra persona. E cioè? Che non era cupo, non era triste, era veramente una persona ottimista fondamentalmente anche. Aveva un grande talento, era simpaticissimo con gli amici. Una sera abbiamo dovuto fare la respirazione artificiale a Brunetto Grobetto perché Luigi era partito portando all'esasperazione, partiva dalla tragedia e la portava all'esasperazione. È riuscito a portare l'esasperazione al punto tale che non si poteva fare a meno di ridere. Brunetto Grobetto abbiamo dovuto tirarlo fuori dalla macchina e fargli la respirazione artificiale. Quindi era esattamente il contrario di tutto quello che la gente pensa. Era una persona diversa, quindi l'idea del suicidio non mi interessa, nel suicidio non esiste niente, è una cosa che non è un incidente, lo considero un incidente, ma non solo, forse non perché... Ma no, non lo so, un incidente perché è un incidente indipendente, come può essere successo? Lo sapeva di quella cosa che c'è, del progetto matrimoniale con Dalida a tre mesi? No, e non ci credo nemmeno. Non ci crede? Nemmeno io. Non ci credo. Bernardini? Nemmeno io. Fabrizio? Non credo al matrimonio. No, non lo so, onestamente non lo so. Voleva dire qualche altra Mario cosa? Mario Simone, può anche darsi che sia così, che lui l'abbia detto, forse l'ha detto per scherzare, no, come diceva tante cose. Mi piaceva ritornare sul tema e precisare, mi sono intravisto anche nel documentario di Bersani, io ero a cena con, è bene che abbia telefonato Radaelli, perché io ero a cena con Ravera, con Mike Buongiorno e il mio grande amico Elio Gigante, e siccome avevamo la macchina bloccata, eravamo solo noi quattro, arrivavamo a piedi, arrivavamo un po' tardi, però riuscii a incunearmi in quel corridoio che è stato fatto quel documentario, e io, porta piantonata da poliziotti in divisa, intravidi sul letto, questo non lo può smentire nessuno, era passato un'ora, un'ora e mezza, sul letto, sul letto probabilmente l'avevano già preso e rimesso lì, non so, però io quel poco, c'era Alfredo Rossi mi ricordo accanto a me, e la curiosità, nessuno poteva, a meno quando siamo arrivati io, Mai Buongiorno, come ripeto, in quanto al Festival di Sanremo, dice, è un grande affare, ma auguriamoci che diventi sempre più grande, perché io non ho, quando specialmente avevo la mia bussola, bussola domani, le assicuro che nessun proprietario di locale disertava il festival, come io solo due o tre ne ho disertati, e Dio voglia che diventi sempre più grandi per il bene dei discografici e dei proprietari del pubblico locali. A quale piace le canzoni. Pronto? Sono Aragozzini. Ecco. Buonasera. Buonasera, dottore Aragozzini. Lei cade, vorrei dire, nel momento più opportuno, perché Bernardini ha appena finito di dire che il Festival di Sanremo deve diventare sempre più importante. Qui per la verità sono anche state dette altre cose sul Festival di Sanremo, che io, facendole credo a nome di tutti gli auguri per la prossima edizione di imminente apertura, vorrei ripeterle. Ci sono, che peso hanno le combinazioni, le combine, le pressioni sulla composizione che voi fate del vostro cartellone? No, adesso qui si esagera sempre, si dicono sempre cose che poi non appartengono alla verità, cioè esistono le belle canzoni, esiste una commissione, lì ho visto tra molti amici anche Vivarelli che quest'anno ha presieduto la commissione di ascolto, e tutto è molto e sicuramente più serio di quello che dicono i giornali, quindi nello stesso discorso di Tenco che stiamo sentendo, proprio mi è sembrato di aver capito che anche la scelta della, cioè l'eliminazione della canzone, anche tra vibranti proteste, non ci sono state delle pressioni, perché se no si andava
dal nostro amico giornalista che ha sbattuto la porta e se n'è andato. Dice, no, tutte, per favore. Invece lui si chiama Bersani. È Clello, sì, c'è. Succede. Quindi io dico che si dicono molte cose che non appartengono assolutamente alla verità. Senta, Ragozzini, lei nel libro che ha appena fatto uscire da Rusconi, che si chiama, che è un'enciclopedia poi del Festival di Sanremo, ordinata anno per anno, dedica pochissime righe a Tenco. Le ho trovate a pagina 61, dà praticamente solo la scarna notizia di cronaca. Anche vero che poi Alberto Bevilacqua nella prefazione riprende il tema e dice due parole di ricordo. Lei non ha volutamente dedicato più... No, in effetti più... io ne ho parlato, se lei vede legge le conclusioni del libro, io ne ho parlato e ho raccontato che purtroppo quando avvenne il fatto io ero ricoverato in clinica a Roma e seppi la cosa addirittura il giorno dopo e una grande rabbia dentro di me esplosa, violenta, proprio perché Tenco apparteneva alla mia stessa vita. In fondo io sono stato il primo manager di Tenco, me lo presentò Gino Paoli, io fui il primo manager. Ma devo dire che ascoltando un po' tutti, io sono perfettamente d'accordo su quello che ha detto fino a pochi attimi fa Gianfranco Reverberi. Luigi Tenco non era la persona che anche illustri giornalisti hanno scritto nei loro articoli o anche in differenti libri. Luigi era completamente una persona differente da come è stato dipinto. Era una persona estroversa, era una persona allegra, era una persona che si divertiva, era una persona che aveva un grandissimo senso di umore. Lui giocava a fare il tenebroso. Io mi ricordo che lo prendevo in giro perché io facevo tanto per conquistare una ragazza, invece parlavo, chiacchieravo, la invitavo, cercavo di farla ridere. Invece lui faceva esattamente il contrario, incrociava le braccia, si metteva con aria tenebrosa, con gli occhi al cielo. Eravamo tutti James Dean allora. sì, infatti, sicuramente, era un personaggio da James Dean e riusciva a conquistare le donne. E noi su questo scherzavamo e ridevamo. Quindi quello che è successo a Tenco, secondo me, è proprio sposo esattamente quello che ha detto Reverberi. È un incidente, è esattamente un incidente. Come ci sia arrivato, come si sia potuto una persona di grande intelligenza essere arrivato a questo, forse la spiegazione l'ha data qualcuno di voi. All'epoca circolavano non droghe, ma circolavano pasticche di stelamina o cose di questo genere che dopo ci si beveva sopra il whisky e creavano un qualche cosa. Quindi, lo creano tuttora. E lo creano. Grazie tuttora. Ragozzini, in bocca al lupo. Grazie. Credo che ne abbia bisogno. Davvero tanto, grazie. Valentino Tenco, dobbiamo chiudere. Si aspettava qualcosa di diverso da questo programma, credo che una cosa l'abbia avuta, anzi due. Una è il chiarimento di alcuni dettagli che sono stati, credo, sì, alcuni per la prima volta messi definitivamente in chiaro. Due, un tributo di affetto, di nostalgia, di ricordo di cui avevamo avuto la sensazione preparando questo programma, ma che ha avuto, credo, una conferma, sì, al di là questo delle aspettative. Questo me l'aspettavo, sì. Questo la deve consolare. Non lo sapevo, perché lei deve sapere che io ricevo continuamente, ancora oggi, e questo mi è una cosa che non riesco quasi a capirla, perché anche da giovani, gente che non l'ha conosciuta, lettere particolari, cioè io sono rimasto stupito, il primo a stupirmi, che mio fratello abbia lasciato dietro di sé qualche cosa proprio così, come viene fuori un po' da questa trasmissione, soprattutto di... un uomo molto onesto, molto preciso, molto rigoroso. E voglio dire due cose, e lei me lo deve consentire. Parliamo ad esempio della rivoltella. Ne parlò Frezza dicendo si divertiva, eccetera, eccetera. Non è vero. Luigi fu una sera inseguito, aveva la Mini. Arrivò a casa ed era piuttosto... Ci vuole parecchio per sapere cos'era successo e fu da allora che comprò una rivoltella e con la sua precisione, com'era, non solo, ne comprò un'altra, perché dice un'arma e non saperla usare è la peggior cosa che ci sia. Non c'è dubbio. Le pressioni sul festival... Devo dire la verità, non voglio polemizzare con lei per carità, è l'ultima cosa, ma ci sono delle fotografie che dimostrano anche un altro aspetto di quel gioco di... D'accordo. Di Luigi per le armi.
L'altra cosa che voleva dire? L'altra cosa che voleva dire è che per me non è vero che non ci sono state pressioni. Non ha nessuna importanza che la canzone di Luigi sia arrivata quarta, quinta, sesta in commissione o prima. Questo non vuol dire niente. Così come io penso che se ci fosse stato pressione per pescare una determinata canzone, è abbastanza naturale sotto un certo profilo. Io so che quel mattino, quando arrivai a Sanremo, e allora subito non capii, ci fu il signor Bersani che mi corse incontro e vorrei che mi dicesse se dico la verità o no. Non me lo ricordo, ma sicuramente io l'avevo scritta la lettera di dimissione. Con una lettera di dimissione. E lei mi disse testuali parole. Io ho dato le dimissioni perché mi rifiuto di far parte di una commissione che ha già il verdetto in tasca. Beh, ho raccontato prima che ebbi questa sensazione, forse posso aver sbagliato, me lo disse, se gliel'ho detto sono sicuro che gliel'ho detto. Allora, io dico questo, dottor Alves. Sicuramente. Se il dottor Zatterin, che faceva parte, che dirigeva... Era il presidente. Che era il presidente. Avesse fatto questo, io non lo so, non c'ero. Ma non se si è sbagliato anch'io, intendiamo. Ma non ho nessun motivo di presi non... fuoco quella sera, ecco. Io mi domando, se fai una cosa del genere, come puoi il giorno dopo scrivere un articolo infamante che finisce più o meno dicendo fra 24 ore non se ne parlerà più? Cioè, era cominciata la famosa butta del fango, così cerchiamo di chiudere tutto. Zatterin deve rispondere. Zatterin deve rispondere, ovviamente. Io devo dire due cose. Sì. La prima, che il Bersani si sia pentito è una cosa che è giustissima e che mi sta benissimo. L'affermazione che il verdetto fosse stato predisposto, oltretutto sarebbe stato persino impossibile, perché la commissione era composta da tanta gente, ognuna delle quali poteva votare e dire quello che voleva. Quindi era assolutamente impossibile che il verdetto fosse predisposto. Si è discusso, alcuni volevano alcune canzoni, alcuni ne volevano altre. Ripeto, alla fine si è votato e la canzone è uscita a maggioranza, non all'unanimità. All'inizio si comincia sempre, ci vogliamo metterci d'accordo su qualche cosa, siete tutti d'accordo? No. Non siamo d'accordo, benissimo, allora si discute e si vota. Seconda cosa, quello che lei dice è una interpretazione assolutamente sbagliata di quello che io ho scritto, perché io ho fatto un articolo, e qui potremmo discutere per mezz'ora, ma non è il momento questo, me ne rendo conto. Alla fine io deploravo che questo ragazzo era morto la sera prima e il giorno dopo non c'era più nessuno, al suo funerale c'era lei e altre tre persone e non c'era nessun altro. E quindi dicendo tra 24 ore nessuno se ne ricorderà più, era un modo per... Sì, certo, era un'esecrazione. Constatare come quell'ambiente fosse disposto in 24 ore a dimenticare un fatto di quella gravità. Zatterin, si figuri se io facevo il proclama, dimenticato. Scusami, no, su questo, guarda, io non so il resto, ma su questo credo assolutamente al 100% a quello che ha detto Zatterin. Partirono tutti, non c'è dubbio possibile su questo. Era chiaramente una forma retorica di esecrazione, non c'è... Si sente che... No, ma noi eravamo a Sanremo 2 giorni dopo, in effetti non se ne parlava più. 2 giorni dopo, la mattina dopo non se ne parlava più. Erano già partiti tutti, terrorizzati, scusate, più o meno. Io devo rispondere a questa telefonata e purtroppo chiudere. Pronto? Pronto? Sì. Ah, buonasera, Jimmy Fontana. Buonasera, signor Fontana. Dunque, io volevo appena intervenire per una cosa, un particolare abbastanza semplice che sembrerebbe innocuo, invece purtroppo non è innocuo, perché è una cosa che mi ha perseguitato in tutti questi anni dopo la morte di Luigi, con il quale ero molto amico, avevo scritto anche delle canzoni. E in effetti la sera del festival io cantavo, l'avrei dovuto cantare il giorno dopo, come ho cantato, una canzone che si intitolava Nasce una vita, che era dedicata a mia moglie, che mi dava Andrea, una canzone, sì, che ho scritto con Bardotti. Ora, il giorno prima cantava Luigi e la sera, quando lui se ne andò a cantare questa canzone dall'albergo al teatro, c'era pochissima distanza, ci salutammo, e la cosa che mi colpì e che mi ha lasciato pensare poi che lui avesse già premeditato questa cosa, che lui mi disse: guarda, allora ciao Jimmy, tanti auguri per domani, mi fece. E io dissi: ma scusa Luigi, abbi pazienza, tu vai a cantare la canzone adesso e fai gli auguri a me, te li farò io che li faccio a te. E ci lasciamo così, ci salutammo e nient'altro. Questo era un pochino il particolare che volevo dire, che in effetti farebbe pensare che lui aveva già... non lo so se dire bambinescamente premeditato questo insano gesto, che poi dopo
mi perseguitò tutta la notte perché io dormivo nella stanza sopra lui e fui svegliato in effetti da un ascensore che cadeva e una corda che sbatteva sulla tromba dell'ascensore. Questo era il ricordo che io ebbi, e sentii una gran botta. Evidentemente era il corpo di Luigi che cadeva come corpo morto cadde, come diceva Dante. E poi stetti tutta la notte 4-5 ore lì, perché dovevo dormire, il giorno dopo in effetti dovevo cantare, e quindi cercavo di prendere sonno e non riuscivo a prendere sonno. Lo credo. E c'era tutto questo trambusto, insomma. Però questa, la cosa più importante era questo particolare di questa frase. Grazie per avercelo detto, Fontana. Grazie molto. Buonasera. Grazie. Signori, io devo chiudere qua, purtroppo, perché i colleghi lo sanno, ci sono... Tenco. Ma io volevo dire questo, insomma, in sostanza... Lei ha un minuto per dirlo. Va bene. In sostanza le voglio dire questo. Oggi come oggi non è importante per me, tanto non è... che Luigi sia andato in una maniera o nell'altra. Io vorrei soltanto che non ci si venga più a trovare, che nessuno si trovi più nella condizione, in un caso del genere, di affidarsi a gente, all'autorità, che in pratica non fa nulla. Umanamente si può sbagliare su qualsiasi cosa, ma ci sono delle cose che se sono fatte, perlomeno tolgono il dubbio in partenza. Invece questo non è avvenuto, niente, non si è fatto niente. Credo di poterci associare. Tutto questo sia successo perché c'è una spinta motrice dietro a tutti questi avvenimenti, cioè The show must go on, no? Lo spettacolo deve continuare. Esatto. Ora che questo debba avvenire in un film americano, nel mondo del circo, è un discorso. Che questo debba avvenire in un'arena che ancora si continua a chiamare Sanremo e che quest'anno festeggia il 40° anniversario, mi sembra un po' c'è ragione. D'altra parte devo dire che la cosa Scusa, ti devo fermare perché... brevissima. Tre anni fa Gino Paoli aveva scritto la sigla del festival e rievocava il giorno triste di gennaio. Quella sigla non è stata accettata perché rievocava il giorno triste. Il suicidio non esisteva. Io le conclusioni le ho tirate, da quel giorno non ho più messo piede a Sanremo. Gentili amici e colleghi, grazie di essere venuti. Ovviamente più che per noi in ricordo di Luigi, vado a concludere questa trasmissione a quel tavolo, perché con ogni probabilità noi non sapremo mai più di quanto abbiamo saputo questa sera sulla sorte, sulla fine di Luigi Tenco, su quel suo aspetto di ragazzo un po' perdente, un po' perduto, che era di quegli anni ma che apparteneva intimamente alla sua personalità di artista. Anche Dalità, pensate, la sua compagna con la quale avesse o no programmato un matrimonio di lì a pochi mesi, sarebbe morta, si è suicidata poi nel maggio dell'87, qualche anno dopo. Era giusto, era sbagliato che il festival continuasse? E anche questa è una domanda nella quale si intridono, come ha ricordato il collega Zampa adesso, vari motivi. C'è il cinismo, c'è la danza degli interessi per continuare e c'è quella dura legge dello spettacolo, che lo spettacolo va avanti, che se cade il trapezista c'è un rullo di tamburo e entrano in pista i clown e lo spettacolo prosegue. È difficile dare un giudizio su questo. Quello che abbiamo cercato di fare è stato di chiarire per quanto possibile le circostanze in cui quella morte avvenne. Il nostro racconto si chiude qua anche questo ciclo di Telefono Giallo. Non posso però chiuderlo senza ringraziare mandare due ringraziamenti, uno al regista di questo programma, Adriano Borgonovo, della cui impeccabile esecuzione credo che chiunque abbia una qualche confidenza con le prese in diretta si sia reso conto, e il secondo ai tecnici dello studio 1 del Nomentano. Vedete, la professionalità fa parte dello stipendio, ma la cura dell'attenzione con la quale decine di persone hanno seguito questo programma non fa parte dello stipendio, è un'aggiunta, ed è quello che secondo me fa, nonostante tutto, che la RAI. Ci congediamo da voi con un ricordo di Bruno Lauzi. È una canzone inedita che è stata nel cassetto 20 anni e che in quel cassetto ritornerà dopo l'unica esecuzione che state per ascoltare adesso. Si chiama La giornata è finita, Bruno Lauzi. È finito anche Telefono Giallo. Arrivederci. Buonanotte.